UEFA Champions League che sta per incoronare la nuova regina d'Europa. Ci attendono 90 minuti, se basteranno, da vivere tutti in un fiato. Lo stadio metropolitano ha aperto le porte in tutto il suo splendore. Benvenuti amici, da parte di Pierluigi Pardo è tutto pronto allo stadio metropolitano per questa fantastica finale di UEFA Champions League. Si gioca in un clima di grande festa, di enorme tensione. Un saluto affettuoso ovviamente anche al mio partner di questa telecronaca, Lele Adani. Scendono in campo Paris Saint-Germain e Manchester City. Le finali della UEFA Champions League sono sempre partite uniche. Il calcio è il suo livello più alto. L'atmosfera è incredibile, la si respira sulle tribune come in campo. Due squadre a caccia del successo, una sola che scriverà il suo nome nell'albo d'oro. Milioni e milioni di cuori che battono. A livello di club non esiste nulla di simile. Giocatore straordinario Mbappé, per lui parlano i numeri, compito complicatissimo per la difesa avversaria. Oggi dovranno fare particolare attenzione i difensori, perché può mettere in serie difficoltà con le sue accelerazioni palla al piede. Quando parte in velocità non ci sono tanti difensori che possono stargli dietro, eh? Uno sguardo all'11 di partenza del Paris. Gigio Donnarumma tra i pali. Difesa composta da Skriniar in coppia con Marquinhos. Fabian Ruiz insieme a Verratti nel ruolo di mezzala. E due punte che dovrebbero essere i principali terminali della manovra. L'avvento di Guardiola nel 2016 sulla panchina del City ha portato davvero tanto entusiasmo dalle parti dell'Etihad, idee nuove. È stato preso del resto per portare i Citizens ai vertici del calcio europeo attraverso un gioco spettacolare. È un piacere vederli giocare. È la stessa sensazione quando si vedeva il Barça, quel Barça. A volte pare quasi che non facciano nemmeno fatiche, stanno dominando la gara. Questo è lo schieramento del Manchester City. In porta Ederson. Dietro troviamo Ruben Dias con Akanji. Bernardo Silva insieme a De Bruyne a formare l'asse di centrocampo. In avanti tutto il peso dell'attacco è sulle spalle di Haaland. Partiti, UEFA Champions League che oggi emetterà l'ultimo verdetto, il più importante. Buono qui il recupero del pallone. Si butta in avanti. Occhio a Verratti. Occasione per Mbappé. Ederson dice di no. Pressing efficace qui, recupera un pallone in zona interessante. Paris Saint-Germain prova a spingersi in avanti. Si alza la bandierina ed è fuori gioco. Sì, qui doveva seguire la linea della difesa invece di rimanere immobile. Mancata la necessaria reattività. Bernardo Silva. Perdono banalmente il pallone. Palla interessante per scavalcare la difesa. Bernardo Silva. Cerca la verticalizzazione. Si fa trovare al posto giusto e riceve. Riceve Ederson. Dice di no. Decisivo il portiere sul tentativo dell'attaccante. Ha tolto dalla porta il pallone del possibile 1-0 con un intervento di grande spessore.
attacca il Paris Saint-Germain. Dobbiamo rivedere il nostro giudizio, azione che sfuma. Mahrez. Il City perde palla. Bernardo Silva. Attenzione a De Bruyne. Lavorano bene il pallone quelli del City. Possono trovare il gol del vantaggio qui. 1-0 City in questa finale di UEFA Champions League. Conclusione da sottomisura che non ha lasciato scampo al portiere. Non poteva, dai, sbagliare da quella distanza. Ricomincia il match, vedremo se ci sarà la reazione del Paris Saint-Germain che è sotto di uno. Può andarsene in velocità. La respinta di Ederson non è finita. Mbappé. Parata facile questa, da sottolineare invece la parata di qualche istante fa. Ha salvato letteralmente la propria porta con un intervento da campione, sembrava già battuto. Cercano uno spazio interessante. Decisivo l'intervento che evita guai. Occhio ad Haaland. Prova ad accelerare De Bruyne. Sembrava un'azione interessante, così non è stato. Fabian. Può avvicinarsi alla porta. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Rodrigo. De Bruyne. Ottima visione di gioco qui. Spunto che finisce. Marco Verratti. Porta palla. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. E c'è il gol, finale che torna in perfetta parità. Questa rete rimette tutto in discussione. Hanno reagito bene allo svantaggio, Pier. Il rischio era quello di disunirsi e prenderne altri. E invece, ora comincia un'altra partita. Conclusione da distanza ravvicinata sulla quale il portiere ovviamente non può fare nulla. Era più facile metterla che sbagliarla, da lì. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. Rodri. Tocco per Bernardo Silva. Varagna metri. Tiene a bada l'avversario con il fisico. Aspetta il momento giusto per colpire. Intervento perfetto al momento giusto. Bernardo Silva. Intervento pulito sul pallone, minaccia sventata. L'arbitro assegna il calcio di punizione contro il Man City. Giallo per l'autore di questo intervento. L'arbitro non ha avuto dubbi, Pier. L'interpretazione, a mio modo di vedere, è corretta. Marco Verratti. Fabian Ruiz. Verratti potrebbe anche provare. Difesa che deve fare attenzione qui. Tornano in possesso palla grazie a un ottimo lavoro difensivo. Bernardo Silva. Riceve Grealish.
Mahrez. Palla in rete e passano avanti. Ed è festa grande dei tifosi sulle tribune. Sentono questa vittoria ancora più vicina. Questo replay del gol, da apprezzare la coordinazione con cui ha impattato la palla. Non può far niente il portiere qui. L'arbitro fischia la fine del primo tempo qui allo Stadio Metropolitano. Inizia dunque la ripresa di questa finale della UEFA Champions League. Palla che rotola via. Haaland. Buono il recupero del Paris Saint-Germain. Prova a venire avanti. Traversone intercettato. Mbappé. Verratti. Conclusione respinta. Palla che termina oltre la linea di fondo. De Bruyne ruba bene palla, prova con questo lancio in verticale, è solo e deve aspettare rinforzi. Possono trovare il gol del pari, attenzione, è stato molto bravo qui il difensore che ha risolto una situazione complicata. Pronto il cambio nel pari. Corner battuto corto. Ottimo intervento difensivo e poi ovviamente è stato anche il suo errore. Si è trascinato il pallone oltre la linea. Bernardo Silva. Mette il corpo per tenere lontano l'avversaria. Attenzione a De Bruyne. Donnarumma, sventa qui. Crossa nel mezzo. Finisce qui l'azione d'attacco. A metri per avanzare. De Bruyne. Servito Grealish. Haaland. Rodri. C'è la ribattuta. Colpisce al volo. Dice di no anche a questa. Da apprezzare qui il tuffo del portiere. Potevano allungare qui. L'allenatore non l'ha presa benissimo. Sceglie il tocco corto. Mahrez. La rigioca ancora Mahrez. Prova la conclusione. Possesso per il Parì. Carlos Soler.
il tratto è calibrato bene. Riceve palla, attenzione, pericoloso, non si lascia sorprendere qui il portiere. Sostituzione fra i Citizens. Restano avanti di uno solo grazie al portiere, che si è esibito in una parata da campione sul tentativo precedente. Lottin entra coi tempi giusti sulla palla. Holland ha un'autostrada a disposizione. Vantaggio che comincia a farsi pesante. Sono due adesso i gol da recuperare per gli avversari. Replay che ci permette di apprezzare la splendida azione personale che ha portato al gol, perché ha puntato la porta e ha mantenuto la freddezza necessaria per battere il portiere al termine davvero di una lunga cavalcata. Mister che può dirsi felice della prestazione della squadra. Altro gol e vantaggio che si allarga. Siamo 3-1 e magari non finirà così. La gioca profonda a Mbappé. I tifosi aspettano il tiro. E c'è il gol! Riducono lo svantaggio e si riportano in gara. Queste le immagini del gol ripresa da un'altra angolazione. È andato al tiro dopo un efficace 1-2. Guarda, non ha lasciato scampo al portiere, lo ha fatto secco con un preciso tocco d'interno. Vantaggio che si riduce ad una sola rete. Allenatore che a bordo campo non sembra essere particolarmente soddisfatto dei suoi. Pari bravo a dimezzare lo svantaggio, vedremo se saprà dare continuità nei prossimi minuti. Prova ad andare il City sulla fascia. Se la cavano possono tirare un sospiro di sollievo. Possono prendere in contropiede la difesa. A campo a disposizione. Facile l'intervento di Ederson. Marquinhos. Palla per Nuno Mendes. Paris Saint-Germain a caccia del gol del pareggio. Hanno mantenuto il sangue freddo, hanno recuperato bene il pallone. 600 secondi da giocare ancora. Accompagnano l'azione. Foden. Rodri. Recupera il pallone in mezzo al traffico. Occhio qui alla ripartenza. A metri per andare. Splendido intervento, ha evitato un gol fatto. Verratti. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Riconquista il pallone la squadra avversaria. Cerca la profondità con questo tocco morbido. Bernardo Silva. Occhio perché questo può essere il pallone giusto. Ancora 120 secondi alla fine. Holland taglia nel mezzo. Cerca la porta. Ottimo intervento del portiere. Attenzione a De Bruyne. Cerca il pallone verticale Holland. Ottima possibilità per Foden. E c'è il gol. Sono due quelli di vantaggio adesso. Sentono già la coppa in tasca. Manca poco.
Replay del gol. Ecco, è stato rapido, si è avventato sulla respinta del portiere e l'ha messa dentro. Non vedo particolari colpe da parte dell'estremo difensore. Era stato già bravo ad opporsi alla prima conclusione. Poi sai. L'arbitro dice che può bastare e può cominciare soprattutto la festa dei tifosi sugli spalti. Dei giocatori in campo sono loro i campioni. Grande soddisfazione, Pier, per i vincitori. Hanno dato tutto quello che avevano in campo e possono mettere in bacheca un trofeo che avevano nel mirino dall'inizio della stagione. Era stata preparata sin dalla scorsa estate questa stagione per arrivare qui oggi per portare a casa il trofeo. È vero, Lele, lunghi sforzi ripagati dal risultato di questo match, e questo è un momento che non dimenticheranno mai. Grande euforia, Lele, con i giocatori del City che si apprestano adesso a ricevere il giusto premio per quello che hanno fatto vedere quest'anno. Hanno lottato in ogni partita, smettendo chi non pensava che i Citizens fossero in grado di arrivare fin qui, e alla fine è arrivato il trionfo, il più bello, il più ambito, quello con le grandi orecchie, la UEFA Champions League. Una stagione memorabile la loro, che hanno meritato e si sono guadagnati in ogni tappa, dall'inizio alla fine, degna di una grande serie. All'inizio dell'anno c'erano diversi dubbi su questo gruppo, loro però non ne avevano, e ora sono qui a sfilare davanti ai fotografi, guardali. Eccolo il capitano che alza la coppa. Il City è campione d'Europa. I tifosi sono impazziti sugli spalti, mentre in campo la squadra porta in trionfo la coppa. Il pubblico ha sostenuto la squadra anche nei momenti più complicati, partecipando attivamente alla conquista di questo trofeo. Hai detto bene, Pier. Sono stati il 12° uomo in campo in molti incontri, ora è giusto che possano festeggiare, e lo devono fare insieme ai calciatori. È una festa che non sembra volersi fermare, sarà davvero una lunga notte per loro. È il momento della festa, è il momento più bello, è l'estasi per i giocatori del Man City, che si portano a casa la Coppa, che si portano a casa questa edizione della UEFA Champions League.